continua questa, diciamo, questa visita qui a Orvieto, dove abbiamo incontrato un po' di tutti in questi giorni, insomma, abbiamo parlato con Laura, è inutile nasconderlo, tua moglie, abbiamo parlato con Lamberto, certo. Abbiamo parlato Lamberti Bernardini, abbiamo parlato dell'Orvietan, questo famoso amaro, però alla fine abbiamo parlato di cultura, di amaro che c'è qua, però ho scoperto in questi giorni un altro scrittore, cioè qua gli scrittori ci sono, però diciamo che tu sei aiutato anche da tua moglie, certo. Perché scrive dalla mattina alla sera, insomma tu, io ho scoperto lui perché ieri sera sono stato, sai che io dico la verità, sono stato ospite a cena a casa tua, cioè veramente mi è deliziato di una cucina veramente sana, sì, bella, sì, di grande qualità, insomma, no? Di alto livello. E vengo a scoprire ieri sera durante la cena che questo signore, che non ha niente a che fare con, diciamo, con quello che abbiamo presentato in questi giorni, di amare, abbiamo parlato di cultura, di Laura Calderina con l'uscita del suo nuovo libro 2, insomma, il marito è un ottimo cuoco. Grazie. Di soldi per passione, ma che passione, insomma, ed è autore insieme a un'associazione di orvietani di questo volume che parla di arte culinaria, eccolo qua, ed è veramente, dove si chiama Orvieto e l'Orvietano, ricette di campagna e di città. Innanzitutto spiegaci questo titolo. Allora, questo è un volume che è stato sponsorizzato e editato dal GAL Trasimeno Orvietano, che è un'associazione che cura le eccellenze del territorio, e fatto, diciamo, assemblato dalla nostra associazione Pierluigi Leoni. Pierluigi Leoni era un nostro concittadino, un amico carissimo, che anche lui era scrittore, era pensatore, filosofo, gastrosofo, si amava definire, che è mancato qualche anno fa, e noi, gli amici, chi lo apprezzava, chi lo stimava, abbiamo fondato questa associazione che si chiama appunto Pierluigi Leoni, e abbiamo fatto, tra le altre iniziative, questo volumetto. Questo volumetto è una raccolta di ricette tradizionali del territorio. Cioè, io con altri amici, col presidente dell'associazione Dante Freddi, con l'amico Lamberto Bernardini, con Enzo Prudenzi e Varazzi, abbiamo curato, abbiamo rimesso insieme tutte le ricette che conoscevamo, che ci sono arrivate per tradizione dalle nonne, dalle zie, dalle mamme. Fatto una riscoperta culinaria, una scoperta, sì, di cucina orvietana. Volevamo appunto dare un segno tangibile di quali sono le nostre ricette, per non perderle nel tempo, e abbiamo messo insieme questo volume, cioè ognuno di noi ha portato le sue esperienze, le sue conoscenze, e abbiamo fatto questo volume che penso che magari possa essere interessante per... Interessante per chi capita a Orvieto, certo. E scoprire la cucina orvietana, che devo dire è una cucina di carne prettamente. Sì, sì, noi, diciamo, pesce non esiste. Però diciamo poi accompagnato dal buon vino, bello forte, certo, certo. Insomma, tutto fatto con ottimi condimenti, e devo dire che è una cucina con dei sapori veramente eccezionali. Beh, insomma, l'Umbria un po' tutta questa particolarità, per cui ecco, in certi casi sono cucine semplici, appunto perché erano della tradizione contadina, per cui semplici, non troppo elaborate, non troppo grasse, per cui, però saporite. Perché, cucina sana. Sì, sì. Però, Angelo Spanetta, perché dobbiamo conoscere anche il personaggio. Angelo Spanetta è uno che lavora per lo Stato, diciamo, no? Lavora per lo Stato, il suo orario da lavoratore, diciamo,
E poi, finito alle 4, lui si dedica alla famiglia come fanno tutti, però ha tante passioni, perché ho capito che a Orvieto, al di là del lavoro che fanno, come tutti, impiegati, in questo caso lui lavora per un ente nazionale dello Stato, no? Poi si dedicano, c'è molto associazionismo, cioè la sera vi incontrate, forse questo è anche il fatto che, diciamo, Orvieto è una città di pochi abitanti, molto turistica, e vi conoscete tutto, certo. Perciò si lavora molto con l'associazionismo, perciò anche Laura, tua moglie, anche l'ambiente gli porta a scrivere libri, concentrato su tante cose, insomma, no? Certo. E fai molto associazionismo, però insomma, oltre al fatto del libro, voi avete fatto un altro volumetto, poi ne fate, sì, tanti. Beh, questa è una rivista appunto creata, era stata fatta negli anni 50, credo, da P.T. Grilli, che era un famoso scrittore. E appunto Pierluigi ha rivoluto rifare questa cosa. La rivista si chiamava Le grandi firme della Tuscia. Noi l'abbiamo ripresa e come associazione facciamo uscire questa rivista di scritti, di racconti, di aneddoti, di varie cose, ricette nel mio caso. E è aperiodica perché è una cosa, diciamo, proprio spontanea, nel senso che quando tutti quanti abbiamo rimesso insieme i nostri scritti, la rivista esce, cioè non ha una data fissa. No, questo libro, che poi ci sono delle bellissime foto di questi preparati, sì. Diciamo che la maggior parte di queste ricette, che è una cucina semplice ma sì, molto buona, diciamo, gustoso, molto gustosa, sì. Molte ricette sono tue. Sì, sì, sì. Io ho avuto la fortuna di avere appunto nonne, mamma e zie che erano veramente delle bravissime cuoche. E fin da piccolo, insomma, ho seguito, mi ha interessato la cucina, per cui seguivo quando loro facevano le cose, alcune me le sono segnate, altre per tradizione mi sono arrivate, e ho messo giù, ecco, quello che conoscevo. Però questo libro, poi, dopo tante ricette, di solito dopo una buona cena, un buon pranzo, si finisce sempre con l'amaro, no? Esatto. E qua si parla, cioè, buona parte del libro, un tre quarti, andando un quarto del libro dedicato proprio all'Orvietan, della ricerca che poi avete visto già in televisione, la ricerca di questo amaro fatto con 25 erbe, riscoperto dopo tanti anni. La passione cioè, di Lamberto ha fatto sì che questa tradizione forte, che è importante perché era famosa nel mondo, Ressole, che era stata dimenticata praticamente dagli orvietani, no? Purtroppo, come in tutte le città succede, alcune eccellenze vengono dimenticate. Lamberto ci ha messo tutta la sua passione, anni di lavoro, di ricerca, e ha riportato in vita questo prodotto che era stato abbandonato, cioè era finito circa nel 1800, per cui sono stati conquistando un po' di territorio nei limiti della produzione di chi viene qua da tutto il mondo e passa, certo, sempre, certo, da questa bottega, laboratorio, chiamiamolo, certo, dove si produce e si vende artigianalmente. E poi questo, la cosa importante appunto è farlo conoscere ai nostri cittadini, perché, come ripeto, è una storia affascinante e importantissima, per cui cerchiamo, lui soprattutto cerca di farla conoscere ai nostri concittadini, che è la cosa. Perciò chi dovesse passare da Orvieto, è facilissimo perché sulla Roma Firenze o Firenze Roma, al contrario, fermatevi a Orvieto, a pochi chilometri dal centro, proprio davanti al Duomo si trova questo bellissimo laboratorio, e poi vi potete deliziare con tante bei locali che ci sono della cucina umbra, orvietana in questo caso, e alla fine chiudere con un bel amaro orvietano, e fate
una cena o un pranzo veramente ad alti livelli. E con poco prezzo, dobbiamo dire. Sì, ci sono tanti locali dove si mangia bene. Anche osterie qua ci sono. Sì, sì, adesso è una trattoria classica di una volta. Tra le trattorie, sì, anche perché noi avevamo una cultura, c'era il car, per cui c'erano i militari e le trattorie erano... Io mi ricordo, beh, venni una volta, quando facevano tanti e tanti anni fa, i militari mi mandarono qua per una missione e venni, era invaso dai militari perché c'era una delle caserme più importanti d'Italia, facevano il car, i giuramenti, perciò c'era un'economia florente, veramente... Adesso... È andato più sul turismo che sul fatto. Certo. Scusami che ti interrompo, ma Orvieto era una città importantissima nell'anno 1000. Il dominio di Orvieto, che era forte, arrivava fino al mare, Orbetello, per cui è sempre stata una città importante. Ora chiaramente il Covid, la crisi, l'hanno un po'. Siamo stati tutti penalizzati. Io ti ringrazio, Angelo, per questa chiacchierata che ci siamo fatti. Ringrazio te, tutti quelli che mi hanno ospitato qua ad Orvieto in questi due giorni. Ho lavorato un po' tanto, mi avete fatto lavorare tanto, però devo dire è stato molto piacevole, culturale, mi sono arricchito ancora di più di quello che del mio lavoro, che questo è importante, no? Questo ci fa piacere. Questo me lo rubo intanto. Quello te lo do volentieri. Me lo firmi, ringrazio tutta l'associazione. Volevo dire solo questo, che ancora, questo è proprio uno scoop, perché il libro è uscito a ottobre 2020. Il Covid non è stato, presentato, per cui questa è una prima in assoluto. Grazie. Da Orvieto ho finito veramente adesso, Ciao a tutti e alla prossima. Grazie. Con Cantieri. Ciao, ciao. Thank you.